Siamo con Gustavo Vitali, la presentazione di un... Allora, ogni volta un artista quando scrive un libro si parla di ultima fatica. In questo caso parliamo della tua prima fatica, un lavoro che è sicuramente bello da leggere e anche fruibile. Ma guarda, sicuramente fatica è la parola giusta, perché mi è costato qualcosa come 8 anni nel mese di lavoro. E questo per le scelte che tutto sommato poi ho fatto io, cioè, diciamo che è causa del suo mal pianga se stesso, dico. Perché io ho scelto come argomento, siccome sono un grosso appassionato di storia e anche in piccola parte anche di letteratura gialla, ho scelto come argomento di ambientare questo giallo che è in Venezia nel 1605 con personaggi realmente vissuti ai tempi, cioè la storia, la trama del giallo è tutta inventata. Però i personaggi principali che si incontrano durante la trama sono realmente vissuti a quei tempi. È chiaro che a questo punto ho dovuto fare delle ricerche a partire dal protagonista, quindi Archivio di Stato di Venezia, Biblioteca Marciana e un mezzo metro cubo di libri che ho sulla scrivania, che mi sono dovuto leggere per contestualizzare esattamente il racconto in quell'anno. E diciamo che il lavoro mi ha soddisfatto. Finora ho ricevuto tutte recensioni e soprattutto opinioni dei lettori. Io tengo di più alle opinioni dei lettori che non alle recensioni, dico francamente. E opinioni dei lettori tutte favorevole, salvo però, devo essere onesto, che un paio di amici hanno trovato difficoltà perché non sono appassionati di storia. Cioè il fatto di aver contestualizzato questo racconto giallo in un periodo storico mi ha obbligato ovviamente a spiegare che cosa succedeva in quel periodo storico. Sono degli interventi brevissimi, qualche volta si risolvono in poche righe, sono interventi che non staccano il lettore dal trama, molto spesso sono gli stessi protagonisti che e le raccontano, e però dall'altra parte moltissimi mi hanno detto che l'equilibrio tra trama gialla, quindi trama thriller con suspense e tutto quanto, e interventi storici sono ben equilibrati. In parole povere, se io durante il libro, per esempio, parlo del tribunale della quarantia, devo spiegare al lettore che cos'è la quarantia, perché non è detto che il lettore lo sappia. Per cui ci sono questi. Io mi sono ovviamente orientato più sulle curiosità, sui giudizi, sui costumi. Non ho fatto interventi tipo la battaglia tal dei tali o il generale Pincopallino, ma ho attinto a piene mani a quelle che sono le curiosità, come si svolgeva la vita nella Repubblica Serenissima tra Rinascimento e Barocco. Ecco, questo è come si chiama, la contestualizzazione del racconto. E cosa ti posso dire anche? Che diciamo è un libro di 520 pagine circa, c'è una bibliografia infinita, sono 5 pagine di testi, non li ho citati neanche tutti. Non ti so dire come sono arrivato poi a questa decisione, cioè io la passione per la storia l'ho sempre avuta. In particolare negli ultimi anni avevo letto libri sulla storia di Venezia, dell'antica Repubblica Serenissima, però come si è arrivato poi a decidere questo, non lo so. Posso raccontare un episodio, che quando mi sono rivolto al direttore di una biblioteca di Venezia, si chiama Marciana, famosissima, chiedendo se avevano dei testi, dei manoscritti riguardo al periodo fine Rinascimento, inizio Barocco, mi ha risposto subito cambi periodo, perché sul 600 hanno pochissimo materiale, sul 700 invece è straabbondante. Io comunque ho insistito, ho trovato presso l'Archivio di Stato un documento, un verbale firmato dai signori di notte, che era una magistratura dell'antica Repubblica Serenissima,
che è firmato da un certo Francesco Barbarigo, per cui io ho creato il protagonista. Diciamo che sono arrivato quasi, non dico per caso, ma quasi diciamo per istruzione degli addetti all'Archivio di Stato a questa soluzione. Peraltro il libro, il protagonista, lì io mi sono voluto staccare dall'investigatore onnisciente che sa tutto, capisce tutto, spiega tutto, e ho creato un personaggio che all'inizio non è del tutto positivo, è un pasticcione che pretende di risolvere il giallo che inizia esattamente il 16 aprile 1605, quando viene trovato morto un nobile decaduto che si chiama Niccolò Duoro, realmente vissuto. Sarà morto di vecchiaia, immagino per malattia, io lo faccio morire assassinato. E questo investigatore, che si chiama Francesco Barbarigo, è tutto sommato, io mi sono voluto staccare da questo prototipo dei Montalbano, dei Poitiers, dei Maigret, che sanno tutto, capiscono tutto, risolvono tutto, e ho creato un personaggio che al contrario naviga a casaccio, cerca di fare qualcosa, ma non è capace in realtà, finché non incontrerà poi un alter ego, un suo comprimario, che lo indirizzerà per la strada giusta. Naturalmente è un personaggio, è un patrizio, perché le magistrature erano i ruoli dell'apparato, dell'organigramma della Serenissima, erano ricoperte sempre da patrizi, cioè nobili, che chiaramente ha una certa dose anche di spocchia, un po' arrogantello, pretende di saperla lunga, crede che tutto gli sia dovuto perché lui è figlio di eccetera eccetera. E invece durante il racconto si accorgerà che la vita non è questa, e arriverà a un certo punto anche sul finale a risorgere proprio come persona. Ho tentato anche di entrare un po' nella sua psicologia, perché è una persona che ha dei rimpianti per passato, ha dei dolori che lo tormentano di tanto in tanto, è molto balzano, cambia spesso umore, cambia decisione da un momento all'altro, vorrebbe far vedere, vorrebbe lasciarsi intendere come un uomo sicuro di se stesso, un uomo che sa il fatto suo, in pratica invece salta di palo in frasca, è un giorno sul nero, l'altro sul pero, finché appunto capirà che ci sono altri che ne sanno più di lui, si accoderà a questi altri e arriverà a risolvere il mistero, che nel frattempo si è arricchito di altri delitti, ci sono agguati, ci sono non so, traditori, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono tutti praticamente gli elementi del giallo classico, però attribuiti a personaggi che io mi sono andato a pescare uno per uno, realmente esistiti, e quindi mi sono dovuto adeguare ai tempi storici in cui loro sono vissuti, ai ruoli che hanno ricoperto, dove erano, cosa facevano, eccetera, eccetera. Questo è un po' il sunto anzi, più di un sunto. Ho fatto praticamente un mezzo comizio di quello che è il romanzo. Sì, no, ma abbiamo visto che in realtà alla fine hai dato l'immagine del colui che andrà a fare le indagini, più che un Maigret, l'ispettore Clouseau, perché in realtà sembra più un Clouseau, inizialmente sembra proprio il Clouseau della situazione, che in modo goffo ha la soluzione, ma in realtà deve soltanto capire dove è la soluzione. Mi Ecco, sembra più diciamo così. che il paragone ci sta tutto, quindi il paragone ci sta tutto, salvo il superiore di Clouseau che viene colto lì da cos'era, La follia. esatto, eccetera. Per il resto il paragone è più che azzeccato, anzi diciamo che nella sua magistratura, perché questi signori di notte poi alla fine sono sei magistrati, ce n'è uno che svolge un po' la funzione paternalistica del vecchio che cerca di accudire, di istruire, di instradare il giovane, ma naturalmente questo qua non si dà per inteso perché
preso dalla propria spocchia e convinto di cavarsela da solo. Ma domanda, ma come mai passi, cioè praticamente tu che ti occupi spesso volentieri di sport, soprattutto di volo, ambientato, qualsiasi cosa che riguarda il volo, e poi dopo mi passi a un omicidio, da un libro, cioè, parliamo di omicidi, però dice a una Venezia dove prende il volo, in quel caso non parliamo di volo, ed è lì, no, sei saltato, prende da... sei saltato dal paracadute e sei atterrato e sei atterrato sulla pista dove ti trovi a Venezia per fare un omicidio. Ma guarda, è abbastanza facile da spiegare, sono passioni che uno ha nella vita che cerca di coltivare. Io ho sempre avuto la passione per il volo libero in parapendio e deltaplano. Io volo in parapendio, non in deltaplano comunque. E ho sempre fatto da ufficio stampa, sarà 20 anni che faccio da ufficio stampa per la FIBLE, che è l'Associazione Nazionale Italiana del Volo Libero. Volo libero è il volo in parapendio, cioè vuol dire senza motore. Per cui ho sempre avuto questa passione, che è una passione sportiva. E dall'altra parte però ho sempre, cioè io ti dico francamente, conto sulle dita di una mano i romanzi che io ho letto. Io ho sempre letto libri di storia. Cioè, se devo scegliere tra, che ne so, l'addio alle armi o il l'amante di Lady Chatterley, io mi vado a scegliere un libro di storia. Mi vado a scegliere, che ne so, piuttosto i miserabili di Dumas o, che ne so, io preferisco proprio il libro di testo di storia, eccetera. Poi devi pensare che nel frattempo ai libri si sono affiancate trasmissioni televisive, DVD, non so, io per esempio seguo spesso Rai Storia, praticamente quotidianamente, seguo Rai Storia dove ci sono fior di studiosi come, non so, Alessandro Barbera, Mieli, insomma, eccetera, che ti spiegano. Io ho sempre avuto questa passione per la storia e un po' però anche per i gialli, perché per esempio, Montalbano me lo sono seguito quasi tutto, qualche giallo di Maigret me lo sono letto, Rex Stout, ai tempi che ero, c'è qua giusto un suo libro qua sulla scrivania, il Rex Stout, eccetera, così, perché però è, diciamo, in proporzione 1 a 10, cioè se io leggo 10 libri, 9 sono di storia. E quindi sono delle passioni che ti vengono, a un certo punto, coniugando queste passioni, in questo caso parapendio escluso, coniugando queste passioni e soprattutto ho sempre avuto la passione per la scrittura. A me è sempre piaciuto scrivere. Quindi io il lavoro che faccio per la FIB, dei comunicati stampa, quelli stessi che tu dicevi e che rilanci poi nei vari siti, eccetera, a me non è un lavoro che mi pesa, tutt'altro, è quasi piacevole, se vogliamo. Quindi questa passione, eccetera, ho coniugato l'una e l'altra, queste tre passioni, scrivere, storia e thriller. Mettendoli insieme, naturalmente non potevo a questo punto scrivere un giallo ambientato, che ne so, a Bergamo oggi, dovevo per forza andarmi a prendere qualcosa del passato. E siccome negli ultimi anni ho seguito molto, ho letto molto, sulla Repubblica di Venezia, ho scelto questo. Invece la copertina, abbiamo visto che è molto semplice con questa scritta. Come nasce l'idea di questa copertina, del libro? Del libro ho fatto tutto io, copertina completa. Allora, lo sfondo che tu vedi della copertina non è altro che il famoso documento, è la foto del famoso documento che ho trovato all'archivio di Stato, e secondo il quale nell'agosto del 1605 un magistrato che si chiamava Francesco Barbarico era vivente perché firmava i verbali. Poi di questo Francesco Barbarico io non ho trovato altre notizie, cioè se tu guardi, non so, bibliografia degli italiani, puoi andare a leggerti Zorzi, Preto, chi ti pare a te, però di questo Francesco Barbarico non se ne parla assolutamente più. Allora io cosa ho fatto? Mi sono fatto dare la fotografia di questo documento che ho poi un po' manomesso per creare la copertina. Il Signore di Notte, il titolo, è frammezzato da una spada. Quella non è altro che una spada da lato del 1500,
95, mi sembra, quindi più o meno una decina d'anni prima, quindi sicuramente utilizzata ancora ai primi del 600, che mi ha fornito un certo Fulvio D'Alpin, che è un riproduttore di Pordenone, un paese in provincia di Pordenone, che è un riproduttore di armi antiche. E mi ha mandato ad alta definizione la foto di questa spada, che io, penso che si è prestato gentilmente ad aiutarmi per creare questa copertina, e io ho, quindi unendo la spada, il titolo del libro e lo sfondo che hai visto, ho creato la copertina del libro. Ho deciso per una copertina semplice, per una copertina senza stronzoli e che evitasse la solita cartolina della Venezia, del Tintoretto o del Tiziano. Insomma, cioè ho cercato di distrarmi un po', perché oggi tutti i libri hanno immagini in copertina, hanno fotografie, ma ho cercato di levarmi un po' da questo, un po' come ho fatto con l'investigatore, che mi sono rilevato dallo stereotipo odierno dell'investigatore dei libri di oggi, con la copertina ho fatto lo stesso. Perché... sì, dimmi. No, dimmi. Fai. No, io concludendo, primo partendo da chi dedichi questo libro, perché ovviamente si fanno sempre delle dediche iniziali, e soprattutto dove troviamo questo libro? Dunque, allora, dediche non ne troverai. Non è dedicato a nessuno. Lo dedico di volta in volta ai lettori che me lo chiedono. Quindi ogni lettore che me lo chiede ovviamente avrà una sua dedica. E per il momento è stato pubblicato su Amazon, sia in ebook che cartaceo. Su Kobo, dove c'è solo la versione ebook, e su YouCan Print, che è un'altra piattaforma tipo Amazon, dove c'è solo la versione cartacea, dove però è stata cambiata la carta, in carta ocra, che dicono favorisca un po' meglio la lettura. Benissimo. Allora, tra poco, sì? Tra poco l'avrò anche disponibile in vendita personalmente, non so ancora perché mi devo un po' organizzare, perché ci sono anche questioni di codici ISBN, ci sono questioni di fiscali, anche perché non potevo, la fiscalità in Italia non manca mai, e di conseguenza una volta risolto quello, probabilmente, forse, non lo so per sicuro, ce l'avrò anche disponibile personalmente, perché non tutti poi praticano internet, eccetera. C'è da dire che poi queste piattaforme distribuiscono il libro ad altre piattaforme, per esempio io l'ho visto nella libreria Feltrinelli, nella Mondadori, viene praticamente distribuito un po' dappertutto. Io mi occupo di promuoverlo sostanzialmente adesso, e forse è la cosa più difficile. Guarda, ti ringrazio Pietro, e soprattutto ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare, di tollerare la mia logorrea, perché proprio io sulle cose che mi appassionano non la finisco mai di parlare, spesso finisco anche con lo stancare le persone. Grazie a te, Pietro.